L'intervento di Rincon non è proprio pulito, secondo me è un fallo quello, perché lui entra con gamba tesa, poi rimane a terra lui, perché Romero comunque fa una cosa che non deve fare, invece di spazzare probabilmente controlla, ma per me è fallo quello. Il secondo, non so, voi avete visto poi magari il rigore meglio, io ancora non ho visto in immagine, e è comunque una situazione paradossale, perché avevamo appena preso il gol, eravamo nel momento di recupero. Doveva solo passare ormai, finire il primo tempo e poi avremmo vissuto un secondo tempo diverso. Invece ci siamo trovati a rincorrere. La scelta di Piontek è quella di dover fare una partita sicuramente più di sofferenza, e è una scelta che ci può stare, di rinunciare a un attaccante. Abbiamo scelto di puntare su Christian, che ha molta energia anche lui, così come Christian ne avrebbe. Purtroppo è una scelta che ci ha svantaggiato, quella di rinunciare ai nostri attaccanti. Noi davamo sempre l'impressione di poterli far male, e quindi l'uscita di Romulo ci ha condizionato. Ma devo dire che però abbiamo cercato di affrontarla anche il secondo tempo nel migliore dei modi. Poi abbiamo fatto altri cambi, abbiamo fatto entrare Pandev, lo stesso Lapadura. Quando nel finale abbiamo avuto delle situazioni in cui ci voleva magari un pochino più di qualità per poter trovare l'ultimo passaggio, per trovare una situazione sicuramente più ficcante, e non ci siamo riusciti. Torino ha attaccato in ripartenza, non ha attaccato in ripartenza, sì, ci ha messo in difficoltà con le ripartenze come era normale nella partita. Noi effettivamente siamo andati poco alla conclusione, mi ricordo un tiro di Ilemark, uno di Bessa, poca roba rispetto a quello che potevamo fare, ma probabilmente, ripeto, abbiamo magari speso energie del derby, forse che non abbiamo più recuperato, e poi il fatto di stare in 10, di dover correre dietro a animali tra virgolette come quelli del Torino, perché loro sono giocatori tutti sicuramente molto forti fisicamente, e quindi stargli dietro e lavorare su questi giocatori è dispendioso. L'ho vissuta qua un po' di anni fa, abbiamo avuto una sconfitta di quelle brucianti fatta all'ultimo minuto con, mi sembra, il gol di Cerci, e oggi mi sembra una partita che però è successa nel primo tempo sicuramente, ma è stata fatale per noi quel 1-2, che non è difficile da spiegarsi adesso.